Luciana Littizzetto e la collaborazione storica con Fabio Fazio, la comica cerca nuove sfide. Parla lei, gli anni avanzano inesorabili, ma Luciana Littizzetto rimane fedele a Fabio Fazio. Tra le comiche più popolari da anni, la piemontese abita ancora oggi nella sua Torino, nonostante che tempo che fa venga trasmesso dagli studi di Milano. Viaggiare è pesante. Quando fa lo show domenicale torna a casa in piena notte, una fatica. Ma più passa il tempo e più, confida il fatto quotidiano, è contenta di essere rimasta nella propria città. Torino le piace, e le piace raccontarla. Andare dal ferramenta, comprare una vite e dunque stare lì a guardare le persone che trova, le offrono parecchi spunti. In quel periodo, tornava sui canali Rai lo storico Rischia Tutto, affidato a Fazio. Non sapeva dare anticipazioni Luciana Littizzetto. Legame orribile e meraviglioso tra il presentatore ligure e Lucianina, c'è questo legame orribile e al tempo stesso meraviglioso, non conoscono mai le mosse dell'altro. Viceversa, non anticipa al conduttore i suoi monologhi. Quando gli chiede quanto tempo le resta non fa scena. Non lo sa davvero, essendo in diretta, ci sono tante variabili. La collaborazione con Fazio prosegue da oltre un decennio a Che Tempo Che Fa, senza poi dimenticare i due festival di Sanremo realizzati. Alla domanda del giornalista se sia o meno stufa, se non senta la necessità di cambiare partner o di fare qualcosa da sola, Luciana Littizzetto negava totalmente. È come nel momento in cui uno è innamorato. Luciana Littizzetto, l'opinione su Fazio non è che dopo un po' di anni di innamoramento devi rompere perché da troppo stai insieme. Se si sta bene non ci si lascia. Fabio lo conosce quasi fosse suo marito. Un sapiente, a prescindere dal commento di alcuno. Vero intellettuale, ha una capacità pazzesca di ideare le trasmissioni. A fiuto, comprende i meccanismi, chi può funzionare. Pertanto la collaborazione va avanti benissimo. Non c'è nessuna intenzione di rompere il fortunato sodalizio e anche stasera la graffiante ironia di Luciana farà sbellicare dalle risate i telespettatori.